Ciao, questa settimana voglio raccontarti una cosa che mi è successa lo scorso weekend, quindi bando alle ciance, sigla! Stefano, un amico con la passione per le moto e la meccanica, ha aperto da poco un locale a Monza. Giuro che non mi sta pagando per fare pubblicità. Si chiama Downtown Garage e dà la particolarità, innanzitutto di non essere un garage, come verrebbe da supporre, ma soprattutto di non rientrare in una definizione specifica, ovvero non è un bar ma ti servono da mangiare e da bere. Non è un caffè letterario ma puoi fermarti a leggere riviste di moto o a chiacchierare. Non è un negozio, però c'è una collezione d'abbigliamento stilosa che puoi provare e comprare. Non è una galleria, però ci puoi andare ad ammirare delle opere d'arte molto particolari. Con le ruote! Insomma, è un posto che ci sta dentro dove passare del tempo. Dicevo, Stefano, dopo aver visto i miei video, mi contatta e mi invita ad andarlo a trovare sabato. Dice che è una serata molto particolare, la prima di una serie di eventi che lui ha chiamato Wall of Fame. Ospite d'onore della serata è Roberto Polizzi. Roberto Polizzi! Meglio conosciuto come Dagger Cycles, un biellese con la passione per il punk e le moto minimal fatte in casa. Conosco Dagger Cycles perché ho visto alcuni suoi lavori, ma non ho mai avuto l'occasione di incontrarlo, così ne approfitto. Il buon Stefano però mi tende un tranello. Conoscendo la riluttanza di Roberto a lasciarsi intervistare, ma non è vero, è simpaticissimo! Mi costringe a intervistarlo pubblicamente. Ciao Andretto, direttamente dal blog di Motoretto. Ok, lo ammetto, mi sono divertito. Ho avuto modo di scoprire di più sulle attività di Dagger Cycles a partire dal suo cavallo di battaglia, la Little Misfits, una piccola bastardella che Roberto si è costruito per sé sulla base di una vecchia Yamaha TT350 e che al meglio rappresenta il suo stile, che come le produzioni punk che si rispettano fa del riutilizzo la propria filosofia, come dice lui, direttamente dal garbage al garage. Ad esempio, sulla Little Misfit c'è una rotella di uno skate come tendi catena. O ci sono degli ex orecchini a forma di volume dello stereo come regolazione della forcella. Per non parlare del manubrio di una Yamaha XJ montato al contrario per farla sembrare ancora di più una vecchia Ball Tracker degli anni 30. O di un piccolo tirapugni come regolatore del minimo. A vederla così spoglia non si direbbe che è così ricca di dettagli, eppure una delle firme di Dagger Cycles sta proprio in questo, nello spendere ore ed ore su un particolare apparentemente inutile come possono essere le fascette sul manubrio o quelle sullo scarico che hanno passato notti intere nell'acido per apparire brunite. Non dimentichiamoci che la Little Misfits non è una show bike, ma la moto con cui Roberto trottarella in giro facendoci pure della strada. Il consiglio di oggi è quindi quello di seguire le prossime creazioni di Dagger Cycles e magari fare una capatina a Monza da Downtown Garage. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, condividete il video e passate parola, per me vuol dire molto. Grazie, ciao!